Acchiappafantasmi in azione nella fortezza di Civitella del Tronto. Nino Germano. Scrutano nel buio della notte e nei luoghi del silenzio a caccia di qualcosa. Sono investigatori dell'occulto in azione nella fortezza di Civitella del Tronto. Si tratta dei tecnici del gruppo EPAS. Si occupano di attività paranormali. Operano con attrezzature tecnologiche di altissimo livello: telecamere ad infrarossi, microfoni che captano anche suoni che l'orecchio umano non è in grado di udire. Rilevatori di vibrazioni che segnalano il minimo movimento, attrezzature messe in azione nella fortezza di Civitella del Tronto, dove qualcuno ha detto di aver sentito voci e rumori di battaglie, anche con cavalli. Quelli dell'EPAS preferiscono non parlare di fantasmi, cercano piuttosto fenomeni paranormali. Il segretario nazionale Giuseppe Ferrara. Alla base di ogni leggenda un qualcosa di vero c'è. Siamo qui con la speranza di captare un qualcosa, un'energia, un qualcosa che ci dimostri che effettivamente qui qualcosa alberghi. Abbiamo i nostri strumenti che ci aiutano in questo e speriamo di trovare veramente un segnale. Cindy, cosa state facendo adesso? Allora, adesso stiamo piazzando le telecamere a circuito chiuso, il sistema DVR. Telecamere infrarossi? Sì, sono telecamere con visione notturna, ne abbiamo piazzate tre in tre punti del castello. Una guarda il camminamento, una guarderà la zona prigioni e la scala da cui siamo entrati e questa riguarderà l'ingresso alla parte principale del castello. Cosa avete sentito finora? Beh, finora abbiamo sentito delle leggende. Stasera cercheremo appunto di verificare se esistono davvero i fantasmi di questa fortezza, chissà, magari un militare, o questi uomini con le armi che giravano per la fortezza di Civitella. Non lo sappiamo, però sicuramente è un luogo carico di energia, carico di storia e penso che sarà interessante verificare che cosa ci sia qui.